La Radio Speranza va ora in onda. Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella. Leggendo l'Avvenire qualche giorno fa, abbiamo avuto notizia dell'ordinazione di un padre gesuita, padre Podel, che è stato ordinato dove poi in quel luogo che ha costituito l'epicentro del terremoto, vicino a Kathmandu. I nomi sono complicati, il paesino è Tarkerabari, ed è l'unica ordinazione, ovviamente, nell'unica chiesa che c'è, dovuta appunto ad un lettore molto molto perseverante della Bibbia, che con la lettura della Bibbia si è convertito e ha fatto questa scelta molto forte, ed è una scelta quanto mai significativa in un luogo che è ormai devastato. E questo mi ha indotto a fare qualche pensiero. Delle volte, quando tutto è perduto, quando tutto congiura contro ciò che è bene, quando tutto ci fa disperare perché non ci sono motivi per guardare un futuro rosa, ecco che c'è una notizia veramente eclatante, una notizia che incoraggia di molto. Che cosa vuol dire ciò? E che nella notte più nera certamente ad ogni uomo può apparire una luce alla fine del tunnel, perché è proprio la realtà e la costituzione della realtà che procede in questa maniera. C'è una grande confusione, tante volte l'abbiamo detto, di concetti, di idee molto contrastanti fra di loro. È veramente una Babilonia. Non si riesce a venire a capo di un principio per poter formulare un criterio direttivo, eppure c'è qualche cosa, e anche di più di qualche cosa, e in questa fornace ardente dove tutto viene bruciato, le idee più belle in pochi istanti vengono vanificate, le iniziative più nobili, e molte volte c'è un disorientamento radicale nell'uomo che non sa veramente che pesci pigliare. Allora c'è questa luce, ma c'è, e la luce c'è, bisogna avere la capacità di crederci, di intravederla, e bisogna avere questa continua apertura verso un futuro migliore. Dio non abbandona l'uomo, non lo può abbandonare anche nelle situazioni più disperate. E questo è un criterio di fra i tanti principi che sono crollati a livello morale, a livello giuridico, ad altri livelli, a livello filosofico. C'è un principio che tale è e tale rimane: quanto più la realtà diventa disperante, tanto meglio c'è il rifulgere di questo principio in una notte nera. L'uomo non verrà mai abbandonato. Ora perché esordiamo con queste parole? Perché parlando in genere, in giro, ecco, c'è sempre questa nota di pessimismo, di scoraggiamento, i tempi sono cambiati, non sono più quelli di una volta. È vero, ma proprio nel cambiamento, il cambiamento è il parto di un mondo nuovo, di un mondo che c'è perché c'è. Una ripetizione può apparire un po' contraddittoria, incongrua. Il mondo vero c'è, e ce ne accorgiamo soprattutto quando un mondo vecchio crolla e quindi ci sembra di non avere più punti di riferimento. C'è qualche cosa dentro di noi, è più di qualche cosa, per noi credenti è qualcuno. Ecco, ma anche mettendoci nei panni di coloro che non credono, pensano di non credere, l'uomo non sarà mai abbandonato e l'uomo se ne accorge. È soltanto la caparbia volontà di rifiutare la verità che ci impedisce di leggere in maniera positiva anche quando tutto congiura contro di noi. L'uomo c'è, noi ci siamo, siamo vivi, siamo in vita, e la vita è già un grande valore, e la vita certamente si tradurrà in qualche cosa di bello, di grande
e di grande apertura verso un orizzonte che non riusciamo neppure ad immaginarci. Facciamo un breve break. Io, apostolo tra voi, non ho mai chiesto nulla in cambio, no, io non l'ho mai fatto, io che mai ho detto no, mi sono fatto tutto a tutti, ma sono rimasto solo, tutti mi hanno subito abbandonato, no, non ho visto nessun amico, solo come un cane in quel tribunale, dentro di me, vi giuro, fa male. Gentili che Gesù è suo figlio, io ho predicato a voi ciò che il Signore mi ha insegnato, sì, il suo Vangelo, tutti mi hanno subito abbandonato, no, non ho visto nessun amico, solo come un cane in quel tribunale, dentro di me, vi giuro, fa male. Allora, tornando a quello che abbiamo letto sull'avvenire del 16 maggio, ecco, parlavamo della ordinazione di un indù convertito al cattolicesimo, si è fatto gesuita, ecco, in un paese devastato totalmente dal terremoto vicino a Kathmandu, il paese si chiama Tarkerabari, e durante l'ordinazione ci fu il terremoto e sebbene parliamo di chiesa, ma in termini molto eufemistici, perché era soltanto una fragile costruzione di tupi innocenti. E non è crollato nulla, le persone hanno ringraziato Dio che in quel luogo il terremoto non avesse fatto alcuna vittima, in quel luogo tanto circoscritto. E quindi questo è anche un segno, dobbiamo leggere i segni, certo, diciamo noi, potremmo dire, ma di fronte a quasi 10.000 morti, che vuol dire che poche decine di persone si sono salvate? È un segno, nient'altro che un segno. E il padre gesuita, padre Podel, racconta che ha incominciato a leggere la Bibbia con l'animo da induista, e quindi, o indù, come vogliamo dire noi, e un po' alla volta si è lasciato coinvolgere, alla fine ha ricevuto
il battesimo, si è voluto convertire e poi c'è stato questo percorso in vista dell'ordinazione sacerdotale. Allora, diciamo, in questo macello generale, in questa tragedia immensa, c'è questo faro, questo piccolo faro, questo piccolo ma grande faro di un intervento di Dio che ha voluto dare appunto un segno. Allora dobbiamo credere anche nei segni, dovremmo avere la capacità di coglierli e dovremmo dedurre poi che questo Dio è comunque con l'uomo al centro delle tragedie. Non potremmo neppure dire oltre o al di fuori delle tragedie, ma all'interno delle tragedie c'è questa grande presenza di Dio. E i pochi intervenuti alla cerimonia di ordinazione, qualche decina di persone, ecco, hanno potuto cogliere questo fatto. Innanzitutto chiamarla chiesa veramente un eufemismo, questa piccola chiesa è rimasta in piedi, questa piccola cappella molto fragile, e intorno tutta era maceria e rovina e devastazione. E poi c'è questo fatto nettamente spirituale di un uomo, potremmo dire solo, che è di fronte a questa gigantesca forza della natura è stato il mezzo per dare la luce a tutto un popolo. Dobbiamo cogliere i segni. Allora anche in mezzo alla notte più buia, sotto la galleria più nera, il Dio ci dà i segni che non dovrebbero mai mancare, non mancheranno mai certamente, perché nel cuore dell'uomo non si può spegnere questa luce che deve sostenerci nei momenti più difficili, per farci dire: non sono abbandonato, c'è qualcuno che pensa a me, che pensa a tutti. E colui che è profeta, perché se è capace di cogliere i segni, poi spande intorno alla sua presenza della luce per tutti quanti gli altri. Certamente, e lì abbiamo un cattolico di fronte a migliaia di indù, e potremmo dire, ma è ben poca cosa. Però ritorniamo al concetto di segno. Il segno buca le tenebre, il segno è di una potenza non numerica, ma di altro tipo, è una potenza spirituale, e questi segni Dio li dà a tutti gli abitanti della terra più disperati. Pensiamo non soltanto a quelli che chiamiamo migranti, che vanno da un continente all'altro, ma anche a quelli che risiedono in situazioni e vivono in località veramente invivibili. Anche lì c'è Dio. Lì c'è Dio perché Dio c'è. E questo è il punto fermo che dovremmo tenere come punto di riferimento, perché Dio non può abbandonare la sua creatura. Se l'abbandona vuol dire che Dio non c'è, ma Dio c'è. E di questo voglio avere una fede profonda, ferma, una fede proprio tra le tragedie più grandi e più impressionanti. Quindi al centro del terremoto devastante, ecco, c'è questa ordinazione di un uomo che da una religione è passata all'altra. Non abbiamo segni di trionfalismo, ma indubbiamente segni di una provvidenzialità divina li vogliamo avere e li vogliamo anche dire e raccontare agli altri. A risentirci. Da Radio Speranza abbiamo trasmesso Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella.